Tornati, ciao a tutti, incominciamo con la prima lezione riguardante le applicazioni sulle serie numeriche. Cominciamo dal primo esercizio, che è somme per n che va da 1 all'infinito di n al quadrato, aperta tonda, 1 meno coseno di 1 su n quadro, dove 1 su n quadro è l'argomento del coseno, chiusa la parentesi tonda. Come al solito, prima di andare a calcolare, a studiare la convergenza, semplice o assoluta, di questa serie, andiamo a esaminare di che tipo di serie stiamo parlando e se vale per essa la condizione necessaria. Intanto andiamo subito a vedere che, comunque preso n, che è maggiore o uguale di 1, perché questo ci dice la nostra somma, vale sicuramente che, il nostro argomento del coseno, cioè 1 su n quadro, abbiamo la certezza che sia compreso sicuramente tra 0 e 1 quando n è maggiore o uguale di 1. Allora, se andiamo a mettere il coseno vicino a 1 su n quadro, vediamo che il coseno di 1 su n quadro è sicuramente compreso tra 0 e 1. Non includiamo in questo caso l'1. Se andiamo a naturalmente ribaltare la nostra, cioè andiamo a scrivere la stessa disuguaglianza, ma scritta in questa maniera, cioè questo vuol dire che 1 è sicuramente maggiore del coseno di 1 su n quadro, a sua volta, appunto, come si vede da questo, maggiore di 0. A questo punto, se portiamo semplicemente l'1 da sinistra a destra, che quindi portiamo l'1 da sinistra a destra, chiedo scusa, se portiamo il coseno di 1 su n quadro da destra a sinistra, come stavo dicendo prima, appunto viene 1 meno coseno di 1 su n quadro è maggiore di 0. Quindi se 1 meno coseno di 1 su n quadro è maggiore di 0, moltiplicato a n quadro, che è un termine al quadrato, quindi sicuramente sempre positivo, per n maggiore o uguale di 1, possiamo dire che la nostra serie è sicuramente definita a termini positivi. Visto questo, vediamo se per essa vale la condizione necessaria. Andiamo a fare il limite per n che tende all'infinito del nostro termine generale a con n, che come si vede viene un infinito al quadrato, quindi un infinito. Coseno di 1 su infinito quadro è un coseno di 1 su infinito, che è un coseno di 0, che il coseno a 0 è 1, 1 meno 0, ci viene fuori una forma indeterminata del tipo 0 per infinito. Non dobbiamo temere di perdere tempo con l'eliminazione di questa forma indeterminata, perché potrebbe poi tornarci utile poi nella scelta del criterio effettivamente da andare a utilizzare per lo studio della convergenza. In questo caso chiaramente semplice. Quindi andiamo a fare il limite per n che tende all'infinito, per eliminare questa forma indeterminata, visto che n quadro non lo possiamo effettivamente, lo possiamo scrivere come al denominatore scritto come 1 su n quadro, possiamo andare a sviluppare in serie di Maclaurin al primo termine, arrestato al termine per n uguale 0 e n uguale 1, quindi come sviluppando il coseno di 1 su n quadro e quindi eliminandoci il coseno. Questa cosa verrà 1 meno, vedete, il coseno di 1 su n quadro lo andiamo a scrivere qui. Ricordiamoci che per n che tende all'infinito, 1 su n quadro è un termine infinitesimo, quindi è sviluppabile in serie di Taylor, è un circa pari a 1 meno 1 su 2 n alla quarta, più o piccolo di 1 su n alla quarta, motivo per il quale ricordiamoci che lo sviluppo del coseno di x è 1 meno x quadro mezzi. E quindi, visto che il nostro infinitesimo è già di tipo x quadro, al quadrato sarà x alla quarta. In questo caso è 1 meno 1 su 2 n alla quarta più piccolo di 1 su n alla quarta, quindi che diventa 1 meno 1, qua diventa un più perché il meno cambia segno col meno dietro il coseno, 1 su 2 n alla quarta più piccolo di 1 su n alla quarta, il 2 viene mangiato, fratto appunto il nostro 1 su n al quadrato, che possiamo scrivere per n quadro come 1 su n al quadrato al denominatore. Vedete che 1 meno 1 se ne vanno a 0, si semplifica un n quarto con un n quadro, rimane appunto il limite per n che tende all'infinito, un mezzo lo possiamo mettere dietro, il limite, ecco, questo un mezzo diventa un n quadro su un n quarto, ovvero un mezzo limite per n di 1 su n quadro, che per n che tende all'infinito viene 0 per un mezzo, ovvero 0. Effettivamente la nostra condizione necessaria vale perché il nostro limite tende a 0 quando n tende all'infinito. Allora possiamo effettivamente andare a applicare, direi, a questo punto il criterio dell'infinitesimo, per esempio, o anche il criterio dell'asintotico. In questo caso applichiamo ad esempio il criterio dell'infinitesimo perché non lo applicheremo moltissime volte. Quindi vuol dire sostanzialmente fare proprio un limite per n che tende all'infinito, visto che l'abbiamo già fatto, è utile farlo di a con n fratto appunto 1 su n all'alfa, che è il nostro infinitesimo campione. Ricordiamo che se alfa sarà un numero maggiore di 1, cioè sarà il nostro ordine di infinitesimo, diremo che la serie converge, altrimenti divergerà. Quindi andiamo a fare proprio il limite, ma che abbiamo già fatto, quindi dobbiamo solamente scrivere
il risultato, comunque già il limite semplificato del valore assoluto al posto di con n, naturalmente conviene metterci appunto il nostro l'infinitesimo che ci viene fuori, ovvero il 1 su 2n al quadrato, che era il risultato prima del calcolo del limite per l'infinito della nostra prova della condizione necessaria, fratto appunto 1 su n all'alfa. Come potete vedere, ribaltando le due cose ci viene un mezzo, di solito un mezzo fuori, limite quando n ci tende all'infinito di un n alla alfa meno 2, che come vedete è uguale a un mezzo finito quando alfa è proprio 2. Essendo alfa uguale 2 un numero maggiore di 1, diremo che per il criterio dell'infinitesimo la serie converge semplice assolutamente. In questo caso avete trovato, per quanto riguarda questa serie, una convergenza assoluta, perché il criterio dell'infinitesimo, ripeto, ci fornisce una convergenza assoluta. Quindi questa serie addirittura converge assolutamente. Andiamo avanti con un altro esempio. E passiamo ad quest'altro esempio. Somma e prendere un valore infinito di logaritmo naturale, che come vedete, come al solito, mi uso, scrivo come LG, ma sto intendendo un logaritmo naturale di n, tutto fratto n al quadrato. Esaminiamo questa serie come al solito per vedere che tipo di serie è e poi se vale per essa la condizione necessaria. Visto che n è sicuramente maggiore di 1, maggiore o uguale di 1, risulta che sicuramente il logaritmo di n fratto n è maggiore di 0, in quanto se andiamo a studiare il segno di questa funzione ausiliare log x su x al quadrato, questa è n quadro naturalmente, vedete che x quadro al denominatore è sicuramente sempre positivo, log x ricordiamo essere positivo quando x è maggiore, quando il suo argomento è maggiore di 1, e siamo proprio nel caso di n maggiore o uguale di 1. Quindi diremo che la serie anche in questo caso è a termini positivi. Naturalmente per essa si vede subito come valga la condizione necessaria, in quanto vedete che per n che tende all'infinito, intanto possiamo dire che il logaritmo di n è, per quanto riguarda la gerarchia degli infiniti, è molto minore di n, in questo caso al quadrato, n all'alfa, e quindi possiamo dire che il limite per n che tende all'infinito di logaritmo di n fratto n al quadrato, che è proprio la prova della nostra condizione necessaria, è sicuramente 0, in quanto abbiamo un infinito di ordine superiore al denominatore, quindi in questo caso per la regola vale che il limite sia infinitesimo, e quindi vale la condizione necessaria e la serie a termini positivi. Possiamo a questo punto passare a scegliere il criterio, che notiamo subito, possiamo scegliere se scrivere questa serie in questo modo, quindi somme per n è maggiore o uguale di 1 di 1 fratto, scrivendolo in questo modo, n quadro per logaritmo alla meno 1 di n, dove meno 1 naturalmente è l'esponente del logaritmo. Scrivendo in questo modo la nostra serie, notiamo subito che abbiamo scritto una serie armonica generalizzata di tipo 2, che sappiamo, visto che il coefficiente di n al quadrato di n è 2 maggiore di 1, possiamo dire già che converge semplicemente. Quindi la convergenza l'abbiamo trovata. Ma se volessimo non utilizzare la serie armonica generalizzata di tipo 2, possiamo risolvere ad esempio la convergenza col criterio dell'integrale, utilizzando come funzione ausiliaria, visto che vedete che le ipotesi del criterio dell'integrale sono soddisfatte, quindi f di x diventa log x naturale di x fatto x quadro, quindi significa andare a fare un limite quando m tende a più infinito, ci ricordiamo dell'integrale fra 1 ed m, cioè significa studiare l'integrale improprio tra 1 e più infinito, quindi limite per n che è più infinito dell'integrale tra 1 e m, proprio di log x fratto x al quadrato dx. In questo caso possiamo ancora scrivere questa integrale come integrale, possiamo a questo punto non fare un integrale definito, ma considerare a parte l'integrale indefinito, l'integrale indefinito di log x su x quadro dx, che possiamo anche scrivere come integrale di 1 su x, log x, ancora per 1 su x dx. In questa maniera riconosciamo come 1 su x dx, per quanto riguarda riferito a log x, sia proprio la sua derivata. Quindi sarebbe opportuno andare a applicare il metodo di sostituzione per le integrali e porre il logaritmo di x uguale a t. In questa maniera abbiamo che se il logaritmo di x uguale a t, x è effettivamente è alla t, e contemporaneamente 1 su dx, abbiamo detto che è proprio la derivata di log x, ovvero il dt. Quindi il nostro integrale diventerebbe integrale di t fratto e alla t, che è il nostro x, tutto quanto di t, che possiamo anche scrivere portando al numeratore a t, quindi cambiandolo di esponente, diventa t
la meno t di t che riconosciamo un integrale risolvibile facilmente con il metodo per parti. Noi naturalmente consideriamo questa come la nostra f', e questa è la nostra g, ovvero è la meno t, la funzione già derivata, così la differenziale t invece è la funzione che è normale g, in quanto è la meno t se lo deriviamo o lo integriamo non cambia niente, mentre invece t se lo integriamo lo facciamo salire di grado, mentre invece se lo andiamo a derivare lo facciamo scendere, lo facciamo diventare una costante 1. Quindi risolviamo da parte, risolviamo questo integrale per parti, a quel punto avremo risolto il nostro integrale. Vedete che il criterio dell'integrale naturalmente può essere un po' più lungo, però ci dà la certezza che comunque ci verrà un numero o un valore più o meno infinito, in questo caso la divergenza della serie, ci verrà un valore finito, in quel caso la serie convergerà. Abbiamo che l'integrale di t per reale meno t di t è uguale per la regola per parti a f per g, l'integrale di f', quindi è meno e alla meno t, quindi meno t e alla meno t, meno della regola dell'integrale per parti f per g', quindi vuol dire, significa appunto, f, l'abbiamo già scritto che è meno e alla meno t, con questo più diventa, questo meno diventa più, diventa 1 e alla meno t di t, in quanto la derivata di t di g di g è proprio 1, come vi dicevo. L'integrale di alla meno t abbiamo già fatto è meno e alla meno t, abbiamo cioè trovato quindi che questa è uguale a proprio meno t e alla meno t meno e alla meno t, tutto quanto più c. A questo punto, ritornando alla situazione che avevamo posto per log x uguale t, abbiamo trovato quindi il risultato di quell'integrale e ne faremo il limite e lo faremo tornare un integrale definito perché vedete che in questo caso è meno logaritmo naturale di x per e alla meno logaritmo di x meno e alla meno logaritmo di x più c, se vogliamo scriverlo ancora come indefinito. Infatti, teniamo presente che questo è ancora uguale a meno log x e alla meno log x lo possiamo scrivere come 1 su log x, quindi questo è e elevato log x meno ancora 1 su e elevato a log x più c, e elevato al logaritmo naturale di x è proprio x, quindi in definitiva questo diventa meno logaritmo di x tutto fratto x meno ancora 1 fratto x tutto quanto più c. Questo è il risultato nella variabile iniziale x del nostro integrale indefinito, che adesso lo andiamo a comprendere naturalmente fra 1 ed m, e andiamo a fare poi il limite quando m tende a più infinito. Quindi questo diventa meno, abbiamo detto log x tutto fratto x, meno 1 su x, compreso fra 1 ed m, ovvero diventa uguale meno 1 fratto m logaritmo di m ancora meno 1 fratto m, poi meno della regola perché si passa la costante in basso, viene fuori un più un logaritmo di 1 fratto 1 che sarebbe 0 su 1, quindi 0, più ancora un 1 perché ancora meno cambia il segno perché c'è il meno dietro della regola del cambio di costante. A questo punto rimane da fare il limite quando m tende a più infinito di meno logaritmo di m fratto m, meno 1 fratto m, più 1, perché logaritmo di 1 fratto 1 sappiamo valere proprio 0. Allora, il limite quando m tende a infinito di logaritmo di m fratto m è proprio lo stesso limite che abbiamo fatto per la condizione necessaria, che sappiamo essere 0, quando m è un infinito di ordine superiore rispetto a log m, sarebbe meno 0, quindi 0, meno 1 su infinito è anch'esso 0, 1 meno 0 più 0. Questo limite fa 1, allora abbiamo scoperto che la serie per n gradino di logaritmo di n fatto n4 è appunto convergente, ma l'avevamo già visto a priori perché l'avevamo scritta come serie armonica generalizzata di tipo 2, quindi avevamo già detto che era convergente, ma con il criterio dell'integrale ci è venuto un numero finito, quindi l'integrale improprio tra 1 più infinito di questa di log x su x quadro è convergente, quindi converge anche la serie associata ad esso. Andiamo a fare un altro esercizio. Prendiamo in considerazione adesso questo. Somme, sempre per n che va da 1 all'infinito, di 2 più 3n, tutto che moltiplica 4 alla meno n. Come al solito andiamo a vedere di che tipo di serie
stiamo parlando? È molto semplice, naturalmente 4 alla meno n è un esponenziale di per sé, per definizione, sempre positivo. 2 più 3 su n, 3 fratto n, quando n è maggiore o uguale di 1 è sicuramente positivo, perché 3 su n è positivo quando n è maggiore di 0. 2 è sicuramente positivo, quindi 2 più 3 su n è sicuramente una quantità positiva, così come 4 alla meno n, quindi la serie è una serie a termini positivi. Vediamo se per essa vale la condizione necessaria, quindi andiamo a fare il limite per n che tende all'infinito di A con n. Il limite viene 3 fratto infinito diviene 0, 0 più 2 è 2, e qui viene un 4 alla meno infinito che è 1 su 4 alla meno infinito, quindi 1 su infinito 0, 0 per 2 è 0. Abbiamo la certezza che questa serie sia a termini positivi e per essa sicuramente quantomeno valga la condizione necessaria. Allora andiamo a studiare la convergenza e vediamo che tipo di metodo possiamo applicare. Direi di applicare a questo punto il confronto secco, il criterio del confronto, vedendo che comunque per su n maggiore o uguale di 1, possiamo dire che sicuramente 2 più 3n per 1 su 4 alla n, che ricordiamo si può scrivere anziché 4 alla meno n, è sicuramente minore di 5, 2 più 3 è 5, per 1 su 4 alla n. Ho scritto questo perché a questo punto ricordiamo che la somma con 5 dietro è 1 quarto unito alla n, che possiamo scrivere come 1 su 4 alla n, è proprio una serie geometrica di ragione 1 quarto, che essendo minore di 1 esattamente converge sicuramente, e allora possiamo dire che visto che converge assolutamente anche la nostra serie di partenza, essendo quella là una serie geometrica di ragione 1 quarto, quindi converge co assolutamente convergente, quindi converge anche assolutamente e quindi anche semplicemente la nostra serie di partenza. Che in poco tempo abbiamo risolto col criterio del confronto anche questa serie qui. Andiamo avanti. Anche qua si esegue lo studio, il comportamento, quindi il carattere della seguente serie, seno ennesimo di pi greco n fratto 5n più 1. Stiamo naturalmente facendo inizialmente serie un pochino più semplici per poi naturalmente instradarci verso la risoluzione di studi di carattere di serie un pochino più complicate. In questo caso, per n che è, come vedete, maggiore o uguale di 1, esaminiamo naturalmente l'argomento di quel seno, che è pi greco n. Dobbiamo naturalmente studiare che tipo di serie è questa qua. Quindi dobbiamo studiare i termini della serie, il termine generale. E pi greco n fratto 5n più 1, come al solito, lo sappiamo essere compreso fra 0 e 1, dove questa volta abbiamo la certezza che 0 sia incluso. E allora in questo caso, mettendoci il seno, anche il seno di pi greco n fratto 5n più 1, dove pi greco n fratto 5n più 1 è sicuramente l'argomento, sarà sicuramente maggiore o uguale di 0, non ci sono dubbi, e minore del seno di 1, a sua volta minore di 1, e di conseguenza si tratta proprio di una serie, come vedete, a termini positivi, visto che poi quell'n è il seno di pi greco n su 5, fratto 5 alla n più 1 elevato alla n, quindi anch'esso sempre positivo. Vale la condizione necessaria? Vediamo. Andiamo quindi a fare il limite per n che tende all'infinito del seno di pi greco n fratto 5 alla n più 1, tutto quanto lo possiamo scrivere alla n. Come potete vedere, significa fare il limite di questo, il limite di questo, il limite di n è infinito, ma qua avviene un rapporto tra qua avviene un rapporto fra infiniti dello stesso ordine, quindi il
il risultato tra pi equo n 5n più 1 è infinito su infinito, ma in realtà il limite è fa pi equo quinti, quindi seno di pi equo quinti, quindi il risultato è un seno di pi greco quinti tutto quanto elevato all'infinito, che sappiamo essere 0 in quanto il seno di pi equo quinti abbiamo la certezza che sia un numero sicuramente minore di 1. Allora, c'è la certezza della condizione necessaria, andiamo a studiarci il nostro limite. Andiamo a studiarci, chiedo scusa, il nostro criterio, appunto la nostra convergenza, applicando direi il criterio della radice, visto che c'è quell'n che eleva tutto quanto il seno di pi equo n su 5n più 1, quindi applichiamo effettivamente il criterio migliore da applicare è quello della radice, che ci fornirà poi una convergenza, in questo caso assoluta, qualora la dimostrassimo. Quindi andiamo a fare il limite con l'assoluta, perché andiamo a fare il limite della radice ennesima di il modulo di A con n, ovvero n con la radice ennesima se ne vanno e quindi diventa il limite di seno, non altro, di pi equo n su 5n più 1, che anche in questo caso, come vedete, ci dà un seno di pi greco quinti, abbiamo già visto prima, che sappiamo essere un numero sicuramente minore di 1. Essendo minore di 1, per il criterio della radice, la serie converge assolutamente, quindi anche semplicemente. Andiamo avanti. Vedete che fino adesso stiamo trattando applicazioni direi abbastanza semplici. Supponiamo di avere una sommatoria per n con l'infinito di meno 1 alla n che moltiplica 1 fratto n radice quadrata di 2n più logaritmo naturale di n, che ripeto scrivo come lg, ma sto intendendo un ln di n, cioè un logaritmo neperiano. Consideriamo questa serie, che è una serie a termini di segno alterno, essendoci quel meno 1 alla n che ci fa sì che la serie venga una volta negativa e una volta positiva. Teniamo presente che comunque alla A con n, cioè 1 su n che moltiplica 1 su radice di 2n più log n, è comunque una quantità positiva, comunque preso n maggiore o uguale di 1. Possiamo applicare il criterio di Leibniz direttamente, in quel caso andremo a vedere se è possibile studiare la convergenza semplice di questa serie, oppure possiamo effettivamente andare a applicare la serie, a studiare la serie dei valori assoluti di A con n in modo tale da studiarne proprio la convergenza assoluta. A questo punto, se quella serie dei valori assoluti convergerà semplicemente, diremo che la serie a termini di seno alterno convergerà assolutamente, quindi anche semplicemente. Quindi ci conviene andare a studiare la serie dei valori assoluti, quindi sommatoria per n che va da 1 all'infinito, di 1 fratto n radice quadrata di 2n più logaritmo naturale di n. Direi per essa possiamo applicare o il criterio dell'infinitesimo o il criterio del confronto asintotico. Lo applichiamo quest'ultimo, visto che ancora non l'abbiamo applicato. Possiamo dire che quando n tende all'infinito, per n che va all'infinito, possiamo dire che la nostra A con n, ovvero 1 su n che moltiplica la radice quadrata di 2n più log n, è sicuramente circa pari a 1 fratto n radice di 2n, in quanto il logaritmo di n è sicuramente un termine molto minore di 2n per n che va all'infinito nella gerarchia degli infiniti, quindi è trascurabile, o anche normalmente moltiplicando di n dentro la radice quadrata per 2n. Il logaritmo di n su 2n se ne va a 0, quindi rimane 2n per 1 più 0, 2n per 1, quindi 2n qui. Questo è ancora uguale a 1 su radice di 2. Per radice di n per n, radice di n per n è un n alla 3 mezze. Somme, lo possiamo scrivere, di n di con 1 su radice di 2 dietro di 1 su n alla 3 mezzi rappresenta, essendo 3 mezzi un numero maggiore di 1, una serie armonica generalizzata convergente appunto in quanto 3 mezzi, se l'esponente di n è sicuramente maggiore di 1. Se converge questa qui, convergerà anche la nostra serie di partenza, eccola. E dobbiamo dire che, visto che abbiamo fatto la serie dei valori assoluti, diremo che la convergente della serie di partenza a termini di seno alterno è assoluta e quindi anche semplice. Andiamo a vedere ancora un altro esercizio. Vediamo questo. Abbiamo un somme per n che va questa volta da 2 all'infinito di
1 fratto n al quadrato meno logaritmo naturale di n, attenzione che è meno, non è un per questa volta, 1 fratto n quadro meno logaritmo naturale di n, per n che va da 2 all'infinito. Intanto andiamo a studiare che tipo di serie, di che tipo di serie parliamo, quando n è maggiore o uguale a 2, perché questo ci si presenta dal nostro testo della serie, risulta che per n maggiore o uguale a 2 abbiamo la certezza che n sia sicuramente maggiore di logaritmo di n, questo anche perché naturalmente vale la gerarchia degli infiniti, ma per n maggiore di 2 abbiamo la certezza che n sia comunque maggiore di logaritmo di n. Sappiamo che il logaritmo di un numero rispetto a quel numero lo fa diventare un pochino più piccolo, lo rende più piccolo, quindi allora vuol dire che anche n quadro è sicuramente maggiore di logaritmo di n, e allora portando il logaritmo di n dall'altra parte otteniamo che proprio n quadro meno logaritmo naturale di n è strettamente positivo, visto che 1 è una costante sopra, 1 su n quadro meno logaritmo di n è una serie e sicuramente a termini positivi. Allora andiamo a applicare la condizione necessaria. Abbiamo un limite per n che entra all'infinito di a con n, ci viene 1 fratto un infinito meno infinito sotto, ma andando a moltiplicare al denominatore per l'infinito maggiore tra i due che è n quadro, otteniamo limite per n che va all'infinito di 1 fratto, naturalmente moltiplichiamo e dividiamo per n quadro, n quadro per n quadro è 1, meno logaritmo di n su n quadro, sappiamo valere 0 in quanto n quadro è un infinito di ordine superiore rispetto al logaritmo di n, quindi un numero su infinito fa 0, 1 meno 0 1, 1 su n quadro, quindi il limite per n che entra all'infinito di 1 su n quadro, un infinito, quindi un infinitesimo di ordine 2, infatti è 0 il limite, 1 su infinito quadro è proprio 0. Bene, la condizione necessaria vale, la serie a termini positivi, a questo punto non rimane altro che studiare la nostra serie e possiamo applicare per essa il criterio del confronto. Abbiamo già scritto che quando n va all'infinito, ma in generale n quadro, abbiamo la certezza che sia sicuramente maggiore di logaritmo di n. Abbiamo allora sicuramente utilizziamo un'altra disuguaglianza. Allora possiamo dire che n quadro meno logaritmo di n è sicuramente minore di n al quadrato. Se non ci sono dubbi, perché a n quadro ci togliamo un qualcosa, una quantità negativa, sicuramente me la fa venire più piccola dell'n quadro che avremmo avuto all'inizio. Ribaltando, abbiamo che 1 su n al quadrato meno logaritmo di n, ribaltando naturalmente otteniamo un maggiore di 1 su n al quadrato. Quindi abbiamo una minorazione. Diciamo che quindi anziché utilizzare il criterio del confronto, che andrebbe bene, ma sarebbe più opportuno in questo caso utilizzare ad esempio il criterio del confronto asintotico, e quindi dire che quando n tende all'infinito, somme tra n maggiore o uguale di 2 di a con n è circa pari sicuramente a somme di 1 fratto n quadro, anche perché abbiamo visto che nella prova della condizione necessaria, quella 1 su n quadro non log n è asintotica a 1 su n quadro. Allora 1 su n quadro è una serie armonica generalizzata nella quale l'esponente di n che è 2 è maggiore di 1, quindi convergente, converge semplicemente anche la serie di partenza. Con il criterio del confronto asintotico, diciamo in generale che è il criterio più utilizzato da me personalmente, riusciamo sempre a ottenere dei risultati molto veloci e immediati. Andiamo ancora a fare un altro esempio. Abbiamo qui una serie che va da 1 questa volta all'infinito di n fattoriale, più 3 alla n più 1, tutto diviso il fattoriale di 2n. Bene, la presenza di questi fattoriali, come già abbiamo visto negli esempi, nell'applicazione del criterio del rapporto, ci induce a provare a applicare effettivamente il criterio del rapporto. Essendoci fattoriali, viene molto complicato andare a utilizzare altri metodi. Quello che però possiamo dire è che naturalmente, qualunque sia n,
In questo caso non abbiamo dubbi, n fattoriale è un termine sicuramente positivo, sommato a un 3 alla n più 1, un esponenziale anch'esso positivo, 2n fattoriale n è un dato positivo, il loro rapporto è positivo, quindi comunque preso n, anche se n partisse da 0, avremmo, ma non potrebbe partire da 0 ovviamente visto che c'è un denominatore, comunque preso n, la a con n, i termini generali della nostra serie sono sicuramente sempre positivi, quindi la serie è senza dubbio a termini positivi, quello che dobbiamo vedere è se per essa vale la condizione necessaria. E questo è importante perché potremo evitarci un'applicazione del rapporto. Andiamo a fare quindi il limite per n dell'infinito di a con n, che significa andare a fare il limite di intanto n fattoriale tratto 2n fattoriale, quindi il fattoriale di 2n, più il limite sempre per n dell'infinito di 3 per 3 alla n tutto fratto il fattoriale di 2n, ho diviso in due pezzi questi due limiti, ma ho dimenticato di scrivere il limite, qua c'è un limite, l'ho scritto in piccolo. Andiamo a considerare il primo, quindi andiamo a scrivere limite di n di il fattoriale di n fratto 2n tutto fattoriale. Andiamo a esaminarlo, perché non è facile andare a trovare, a vedere contro luce, c'è cioè il numeratore, c'è cioè un n fattoriale. In questo caso possiamo dire che al numeratore n fattoriale, sotto, possiamo scrivere 2n fattoriale come sicuramente 2n per 2n-1 fattoriale, che a sua volta è un 2n per 2n-1, per 2n-2 fattoriale. Per 2n-3 fattoriale, quindi un 2n per un 2n-1 fino ad arrivare, puntini puntini, sicuramente a un n più 1 per n fattoriale. Se andiamo molto avanti con gli sviluppi del fattoriale, cioè in questo caso n fattoriale e n fattoriale se ne andrebbero e diventerebbe comunque una costante fratto un 2n per 2n-1 per 2n-2 per 2n-3 fino ad arrivare a n più 1. E quindi un numero su infinito avremo 1, 0 per quanto riguarda questo primo rapporto tra n fattoriale e fattoriale di 2n. Quindi n fattoriale tra fattoriale di 2n è sicuramente infinitesimo. Tra l'altro si poteva anche stabilire dal fatto che un 2 fattoriale, un 2n fattoriale è un po' più grande per n che nell'infinito per quanto riguarda la gerarchia degli infiniti rispetto a n fattoriale. 3 per 3 alla n fratto 2n fattoriale, non abbiamo dubbi, essere un esponenziale con una costante dietro fratto un fattoriale che per la gerarchia degli infiniti, sicuramente essendo 2n fattoriale molto maggiore, ma molto maggiore di 3 alla n, 3 alla n più 1, 3 alla n, sappiamo sicuramente, accendiamo la certezza che tende a 0. 0 più 0 è 0, la condizione necessaria vale, quel limite tende a 0. Quindi la serie ha termini sicuramente positivi, il limite tende a 0. Studiamo la convergenza applicando il criterio del rapporto, che è quello sicuramente che è quello più semplice da applicare. Potremmo applicare anche la radice, ma con la presenza di fattoriale ci conviene applicare il criterio del rapporto. Quindi significa andare a fare un limite per n che tende all'infinito, ricordiamo, del valore assoluto del rapporto fra a con n più 1 e a con n. Quindi scriveremo la a con n più 1 al numeratore in modulo, e la moltiplicheremo per la con n ribaltata anziché scrivere diviso, quindi la doppia linea di frazione. Quindi andremo a scrivere limite quando n va all'infinito del valore assoluto di allora n più 1 fattoriale più 3 alla n più 2, perché sarebbe n più 1 che è un n più 2 fratto, attenzione, dentro diventerebbe 1, 2 che moltiplica n più 1, quindi 1, 2n più 2 tutto fattoriale, e in questa maniera siamo andati a scriverci la nostra a con n più 1 che andiamo a moltiplicare per 1 su a con n, quindi per 2n tutto fattoriale diviso n fattoriale più 3 alla n più 1, tutto naturalmente in valore assoluto. Questo è ancora uguale al limite quando n tende all'infinito di ancora il valore assoluto. Allora possiamo naturalmente andare a scriverci il nostro possiamo andare a scriverci il nostro intanto
2n più 2, visto che lo sappiamo che possiamo scriverlo, lo scriviamo qui in alto. 2n più 2 fattoriale, sappiamo che vale 2n più 2 per 2n più 2 meno 1, quindi per 2n più 1 fattoriale, che a sua volta è un 2n più 1 per un 2n più 1 meno 1, quindi per un 2n fattoriale. Quindi in definitiva, lasciando scritti qui un n più 1 fattoriale più 3 elevato a n più 2 che moltiplica 1 fattoriale di 2n al denominatore, andiamo a scrivere proprio 2n fattoriale, eccolo qua, che moltiplica che cosa? 2n più 2 per 2n più 1, in quanto ripeto 2n più 2 è 2n più 2 per 2n più 1 per 2n fattoriale. E qui naturalmente andiamo ad aprire la parentesi, scriviamoci n fattoriale più 3 alla n più 1. Naturalmente non ci conviene in questo caso, come vedete in questo rapporto 2n fattoriale e 2n fattoriale se ne vanno, quindi già un fattoriale 2n se n'è andato, e a questo punto rimane 2, 1 su 2n più 2 per 1 su 2n più 1 è un rapporto fra 1 e 1. Un doppio binomio che ci verrà un binomio di secondo, un polinomio di secondo grado, un trinomio di secondo grado. Direi che possiamo andare a moltiplicare e dividere questa unica somma che è rimasta al numeratore per n più 1 fattoriale, così come possiamo dividere in questa somma che è rimasta al denominatore per n fattoriale. Quindi, perché naturalmente potremmo scriverci n più 1 fattoriale come n per n, n fattoriale per n più 1, ma naturalmente qui essendoci questo più non conviene, perché non potrà naturalmente semplificarsi con l'n fattoriale di sotto. Quindi, ripeto, andiamo a riscrivere questo come limite per n che tende all'infinito di n più 1 fattoriale che moltiplica che cosa? N più 1 fattoriale diviso n più 1 fattoriale che è 1 più 3 alla n più 2 diviso il fattoriale di n più 1, tutto fratto, anche qui moltiplichiamo per n fattoriale, abbiamo un n fattoriale che moltiplica aperta quadra, n fattoriale fatto n fattoriale che è 1 più 3 alla n più 1 fratto n fattoriale, e poi rimane sempre al denominatore sotto un altro prodotto che possiamo scrivere direttamente 2n più 2 per 2n più 1, inutile andare a scrivere tutti quanti i termini, scriviamo i termini di infinito maggiore per 2n che è un 4n al quadrato. Chiuso naturalmente tutto quanto in valore assoluto. Abbiamo moltiplicato e diviso per n più 1 fattoriale al numeratore e per n fattoriale al denominatore in modo tale da scrivere poi n più 1 fattoriale come, ricordiamo, scriviamo qui n più 1 fattoriale, sappiamo valere n più 1 per n più 1 meno 1 fattoriale, quindi per n fattoriale, di conseguenza se dividiamo n più 1 fattoriale per n fattoriale rimane un n più 1 al numeratore, in quanto n fattoriale con n fattoriale se ne vanno, si semplificano, quindi è limite per n all'infinito, rimane un n fattoriale qui, un n più 1, chiedo scusa, perché ripeto n fattoriale e n fattoriale se ne vanno, questo termine 3 alla n più 2 fatto n più 1 fattoriale è un infinito su infinito, ma è un infinitesimo, in quanto n più 1 fattoriale è sicuramente molto maggiore rispetto a 3 alla n più 2. Stesso discorso, 3 alla n più 1 fattoriale lo abbiamo già visto nella prova della condizione di Say, tende anch'esso a 0, quindi rimane in definitiva un rapporto fra n più 1 e fra 4n quadro, cioè circa pari al limite in sostanza di n su 4n quadro, quindi visto che al numeratore abbiamo un binomio di primo grado e al denominatore di secondo grado, il limite di n fratto 4n quadro semplifica, è un qua 1 su 4n, questo limite è 0, 0 è un numero minore di 1, abbiamo la certezza che per il criterio del rapporto la nostra serie converge assolutamente. Bene, concludiamo la nostra lezione con l'ultima che possiamo fare, ne facciamo un'ultima. Un ultimo esempio, abbiamo iniziato naturalmente con esempi tutti abbastanza diciamo agevoli, semplici, anche se comunque hanno richiesto qualcuno qualche calcolo in più. Sappiamo di avere somme per n che va da 2 all'infinito di n al cubo, qui moltiplica 1 fratto il logaritmo naturale di n ancora meno
l'arco tangente di 1 fratto n. Quindi introduciamo anche l'arco tangente che ancora non abbiamo trattato. Quindi abbiamo la somma per n che va da 2 all'infinito di n al cubo che moltiplica 1 su logaritmo naturale di n meno arco tangente di 1 su n. Come al solito, dato che logaritmo di n, ovviamente per n maggiore o uguale a 2 abbiamo che logaritmo di n è sicuramente minore di n, su questo non ci sono dubbi, e di conseguenza 1 su logaritmo di n sappiamo essere maggiore sicuramente di 1 su n. A sua volta naturalmente maggiore di arcotangente di 1 su n. E allora vuol dire che 1 sul logaritmo di n, naturale naturalmente meno arcotangente di 1 su n, abbiamo la certezza che sia sicuramente un termine maggiore di 0. N cubo è maggiore di 0 quando n è maggiore di 0, quindi attenzione che per n maggiore di 2 sicuramente la serie ha termini positivi perché n non parte da 0 ma parte da 2. Visto che la n cubo è positiva da 0 più infinito per n maggiore di 0, questa è sempre positiva, abbiamo la certezza che per n maggiore o uguale di 2 la nostra accessione dei termini generali della nostra serie è sicuramente positiva, quindi la serie risulta essere a termini positivi. Andiamo come al solito ad applicare la condizione necessaria, quindi andiamo a studiare il limite per n che tende all'infinito di 1 di n al cubo che moltiplica 1 fratto logaritmo naturale di n meno arcotangente di 1 fratto n, che fa? Abbiamo un infinito qui sicuramente, l'arcotangente di 1 su infinito è arcotangente di 0, che sappiamo valere 0, il logaritmo più infinito fa sempre 0, 1 su infinito è 0, 0 meno 0 è 0, abbiamo 1, 0 per infinito che sappiamo essere una forma indeterminata. Cosa possiamo fare? Allora, possiamo sicuramente andare a moltiplicare, possiamo andare a moltiplicare con l'n cubo o comunque andare a scrivere questo limite in questa maniera. Non moltiplicando tutto quanto n cubo, ma solamente un n di n cubo, quindi rimanendo n quadro fuori dalla parentesi, potete scrivere questo come limite di n che termina di n al quadrato che moltiplica sicuramente n fratto logaritmo di n meno n moltiplica l'arcotangente di 1 fratto n. Allora, il limite per n che tende all'infinito di n fratto ancora una volta andiamo avanti prima di tracciare la nostra somma, tracciare le nostre conclusioni. Limite per n che tende all'infinito di abbiamo un n quadro, spero che si veda naturalmente dal metto io la mia testa così si vede, di n quadro che moltiplica abbiamo un n fratto logaritmo di n, che per n che tende all'infinito è tra l'altro un infinito, in quanto n è infinito di ordine superiore al logaritmo di n e sta al numeratore. Qua scriviamo meno arcotangente di 1 fratto n, possiamo scrivere anziché per n, per 1 su n. No? A questo punto andiamo a trattare separatamente questi due limiti. Cioè il limite di n fratto log n per n infinito di arcotangente di 1 su n fratto 1 su n. Allora, il limite di arcotangente di n di 1 su n fratto 1 su n, essendo 1 su n l'argomento dell'arcotangente infinitesimo, ci ricorda un limite notevole che è il limite quando x tende a 0 dell'arcotangente x su y che fa 1, quindi questo qua ci tende sicuramente ad 1. Questo fa infinito, vedete che allora, se andiamo a ricalcolare il limite qui, viene un infinito al quadrato, che moltiplica un n su log n, abbiamo detto che n essendo il numeratore è infinito di ordine superiore, il limite fa infinito sicuramente, quindi abbiamo un infinito meno 1 che fa infinito, infinito per infinito cubo è infinito, abbiamo però che il nostro limite tende a infinito, quindi non tende a 0. Allora possiamo dire sicuramente che essendo non soddisfatta la condizione necessaria, questa serie possiamo subito dire che diverge, vedete che ho voluto fare un esempio nel quale vedete la nostra serie diverge subito a priori, non valendo la condizione necessaria. Bene.
questo punto concludiamo qui la nostra prima video lezione sugli esercizi. Ci vediamo alla prossima per nuove applicazioni, sempre sulle serie numeriche. Ciao a tutti!